Salve, benvenuti a questo nuovo video del videocorso su GNU Linux. Iniziamo subito dicendo cosa è Linux in realtà. Linux è il kernel del nostro sistema operativo che si chiama GNU Linux, infatti una parte del sistema è GNU, cioè il kernel è Linux. Imparare una cosa molto fondamentale di GNU Linux è questa. GNU Linux, qualunque distribuzione che usiate, non è Windows, quindi ci sono molte differenze tra il sistema Windows basato quindi su DOS e una distribuzione GNU Linux basata invece su un sistema Unix-like, cioè simile a Unix, ma che non è Unix. Il Linux, tutto, è file. Significa che ogni cosa che facciate, un processo, una cartella, un file MP3, un video, tutto un file, quindi come tale può essere manipolato, modificato, migliorato o peggiorato anche, perché ci sta pure quello che vuole solo peggiorarlo, può quindi mettere mano a questi file che sono fondamentali. Anche quando io eseguo un comando da terminale, esso è un comando, ma in realtà è un file particolare che si trova all'interno della cartella. Di solito sono sbin o bin. Poi vedremo cosa significa tutto ciò in futuro. Bene, cominciamo dalla nostra interfaccia. Allora, quando voi vi trovate davanti un'interfaccia, non vi trovate certo un'interfaccia del genere, ma un po' diversa, vi trovate più menu di start, perché usa GNOME 2 in questo caso. E sempre in ogni distribuzione, o qualunque modo voi abbiate per poter esplorare, troverete sempre quello che poi viene definito terminale. Io ora già lo tengo aperto e questo è il mio terminale, ovviamente un po' personalizzato perché mi piace personalizzare. Allora, il terminale è fondamentale in Linux, abituatevi ad usarlo nei casi tra i più vari. Abbiamo sia casi molto semplici nei quali il terminale è proprio l'uso giusto per una chicca, cioè giusto proprio per far vedere che uno lo sa usare e per fare fini con l'amico o con l'amico o con l'amica, scegliete. Oppure vi è l'uso vero e proprio del terminale in maniera quasi proprio imposta per risolvere parecchi problemi che possono verificarsi in un sistema operativo. Soprattutto perché utilizza distribuzioni che hanno molti problemi dal punto di vista di stabilità, spesso il terminale aiuta e risolve molto spesso i problemi più comuni di stabilità. La distribuzione sulla quale sto usando il mio terminale, quella che vedete, quale poi uso per fare video, è una Ubuntu 10.04, un po' modificata, certo qui c'è il logo di Debian, che adoro Debian, anche perché provengo da Debian. E ho scelto Ubuntu solo per questioni di programmi particolari che funzionano purtroppo solo con alcune dipendenze disponibili sulla distribuzione di Canonical. Ho scelto poi GNOME 2 come desktop, che trovo tra i migliori, francamente, rispetto all'evoluzione del desktop che si è avuta ultimamente, tra GNOME, Shell e fork vari, Cinnamon, Mate e quant'altro. Poi ho usato anche spesso KDE perché lo trovo insieme a GNOME 2 uno dei desktop più migliori, anche se io lo devo mettere a confronto con i desktop più recenti. KDE distrugge in modo quasi inequivocabile tutta la concorrenza di desktop disponibili, anche se Mate è un progetto abbastanza interessante. Poi vedremo cosa sono i desktop environment e cosa poi significa avere un desktop environment. Come appunto ho detto prima, il Linux è tutto un file, quindi significa che tutto è facilmente modificabile e molte impostazioni di sistema sono facilmente modificabili. Ciò porta a un notevole vantaggio per lo sviluppatore, perché molto spesso è facile quindi creare dei file che consentono la lettura di periferiche diverse. Anche il nostro hard disk è un grande file per Linux, è un file molto grande. E ovviamente lui all'interno vi carica delle cartelle principali che servono proprio per l'avvio del sistema stesso. In Linux avete a disposizione vari file system. I file system sono delle, diciamo, organizzazioni
più che altro, servono a dire come è organizzato il nostro hard disk. È un po' come un'astrazione, è un'astrazione vera e propria dell'hard disk fisico. Esso è come una cartella molto grande, viene chiamata di solito root, radice, anche tradotta da Dolphin, solo trovato sulla KDE. E all'interno vi sono tante altre cartelle, abbiamo cartelle LeetBoot, abbiamo ITC, abbiamo SIS, abbiamo TMP, abbiamo tante cartelle. Queste cartelle sono fondamentali perché all'interno contengono i principali del nostro sistema operativo. E molte di queste cartelle sono utili anche per chi costruisce le distribuzioni, perché delle modifiche in queste cartelle creano delle distribuzioni diverse, o possono provocare anche danni permanenti, in alcuni casi non si sa ben lavorare. Tant'è vero che poi Linux col tempo ha saputo risolvere, facendo in modo che all'interno delle varie cartelle vi si ritrovi una configurazione speciale chiamata configurazione di backup. Una specie di backup, cioè meglio dire, in pratica se io ho un file e lo modifico, posso avere la possibilità di avere quel file modificato, salvato alla versione precedente, quindi prima delle modifiche, rinominata semplicemente file.estensione.old, che sta per indicare che è il precedente, eventualmente qualcosa mi si è storto. Ricordatevi una cosa molto semplice: Linux non è Windows, quindi quando un utente si ritrova in una situazione in cui di pericolo, di rischio, diciamo che su Windows magari la maggior parte degli utenti sa risolvere. In che maniera? Beh, semplice, molto spesso è un programma che magari è installato e funziona male, basta disinstallarlo. Ma nel caso in cui ci si trova su Linux, qualche programma magari può dare problemi di stabilità al sistema operativo, e se li dà è pericoloso perché è spesso difficile anche risolvere problemi del genere, o semplicemente disinstallare il programma o meno, perché spesso su Linux il problema principale di molti programmi sono le dipendenze, soprattutto quando si tendono a usare programmi provenienti da canali software, diciamo definiti non proprio canali software affidabili. Francamente io non ho mai trovato questi problemi, o meglio dire, qualche volta che è successo ho risolto in maniera anche abbastanza semplice, senza grossi problemi. Quindi quando vi trovate su dei siti dove scaricate le applicazioni, o vi hanno chiesto aggiungete un PPA, che è un repository, poi il repository vi spiego cos'è, ma quando vi ritroverete a usare un programma da un PPA, state molto attenti, leggete bene la guida e cercate di non sbagliare. Inoltre, se poi volete essere ancora più sicuri, vi consiglio sempre di copiare la stringa del PPA, di solito un nome, copiarla su Google, cercarla, visitarla, il primo risultato proprio, visitarla, cioè cliccarci, andare a navigarci e vedere quali distribuzioni sono supportate, perché spesso capita che molte distribuzioni non siano supportate. Quindi attenzione quando installate programmi provenienti da PPA esterni e quando usate la vostra distribuzione con Linux, siate sempre molto cauti e attenti, soprattutto se siete utenti alle prime armi. Questo videocorso nasce per quale motivo? Questo videocorso nasce perché ho pensato di creare un corso, in italiano ovviamente, che permetta all'utente base di poter maneggiare i propri terminali anche con comandi piuttosto basilari. Ovviamente non andrò nello specifico di programmi specifici per ogni diciamo, uso. Mi limiterò a comandi basilari o normali, semplici. Al massimo darò qualche piccolo esempio su qualche comando un po' più avanzato, ma giusto qualche comando un po' più avanzato che forse molto spesso non vi troverete manco ad usare. L'importante è quando voi aprite il vostro terminale, per avere una panoramica di tutto quello che è il numero di operazioni che si possono fare con il terminale e l'uso anche del terminale, cioè basta dare il comando man e verrà a voi detto quale pagina di manuale si desidera. Io posso dire qualunque pagina tipo man 2, se non ricordo male, man per 2 non c'è, man comando, che ne so, ls. Il man comando ls mi consente
di poter comprendere quali pagine del manuale riguardante il comando che darò alla terminale ls. Qui troverete il nome, qui troverete come si compone, quindi ls, le opzioni e i file poi sui quali si può lavorare. Qui abbiamo la descrizione di tutte le opzioni disponibili. Potremo vedere qui praticamente tutte le opzioni disponibili e poi le vedremo in esame, le prenderemo in esame nelle prossime lezioni in cui vi spiegherò il comando ls, i comandi basilari ARM e quant'altro. Questo terminale è un po' vecchiarello, infatti abbiamo ancora la versione 2009, anzi 2010, giorno dal 2010, infatti bisognerebbe che io usassi un terminale un po' più recente, ma più o meno vi posso assicurare che il terminale, i comandi più o meno quelli sono, le guide quelle sono, anche se ho saputo ultimamente che i manuali di nuova generazione per il terminale includono anche esempi più specifici ed è questo è molto utile perché permette anche il cliente basilare con un semplice man più comando di poter accedere quindi a delle informazioni più complete e quindi più facilmente accessibili e usabili. Quindi permetterebbe a chiunque di usarlo in modo molto semplice. Per chiudere una cosa del genere, CTRL-C oppure torniamo nel Q, in questo caso normalmente quando avete un comando che è in esecuzione e si blocca tipo, premete CTRL-C e state sempre tranquilli. Questa distribuzione è Ubuntu, quindi vi ritroverete con una similitudine molto simile anche a quella di Debian. Ci sono alcuni comandi, per esempio, che sono proprio di distribuzione. Per esempio abbiamo l'apt-get, che è proprio di Debian e di Ubuntu. Se invece state su Fedora, aprite lo yum, per esempio, un comando come yum. Oppure trovate addirittura OpenSUSE zipper. Se per chi ha Arch Linux, per esempio, avete il Pacman. La questione qual è la questione di questi comandi? I comandi sono fondamentali. Ci sono i comandi basilari, che sono per tutte le distribuzioni, quindi chiunque può seguire, e io mi occuperò soprattutto di questi. Poi sono dei comandi specifici per le varie distribuzioni, e poi magari vi farò un video con un mio amico che usa Fedora, su quale magari lui vi dirà quali differenze potrebbero esserci in un terminale tra un terminale Ubuntu o Debian e un terminale ovviamente Fedora. Bene, con ciò concludo il mio video oggi, la mia piccola introduzione. Vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, commentate, iscrivetevi al canale se volete. Buona giornata.